Ben ritrovati tutti quanti a questo nuovo video nel quale vi voglio mostrare come attivare l'apertura automatica delle segnalazioni d'errore. Cosa intendo? Intendo che malgrado la cura che ci mette Canonical nel creare Ubuntu, ogni tanto qualche errore può sempre capitare nel software, in un sistema operativo complesso com'è, quindi nella sua complessità, è evidente che essendo anche un'opera costruita dall'uomo può includere degli errori e quindi può succedere che o per un singolo programma o per qualcosa a livello di sistema possa, speriamo il più raramente possibile, ma possa succedere che venga segnalato un errore di malfunzionamento. Ecco. Perché parlo di attivare l'apertura automatica delle segnalazioni di errore? Perché, come dice questa pagina Wiki qui, vedete qui il link che ho aperto qui sullo sfondo del video, perché è disabilitata per difetto questa apertura automatica delle segnalazioni di errore. E qui è spiegato in vari punti quali sono i motivi per i quali Canonical decide di rilasciare la versione definitiva di Ubuntu con questa funzionalità disabilitata. Ecco, se avete difficoltà con l'inglese, basta fare un copia e incolla in Google Translator e capirete quali sono le motivazioni che stanno dietro questa scelta. È una scelta appunto che riguarda, come dice questa frase, la prima frase, che riguarda appunto i rilasci stabili di Ubuntu, quindi non durante lo sviluppo delle nuove versioni di Ubuntu. Per intenderci, Ubuntu 14.04 è stato rilasciato in aprile e non ha la segnalazione degli errori attivata, perché è una versione stabile rilasciata, già rilasciata. Ubuntu 14.10, che è quella, la versione che verrà rilasciata in ottobre, quindi la prossima versione in sviluppo attualmente, ha la segnalazione degli errori attivata per difetto. Ecco, però se noi vogliamo comunque contribuire a segnalare gli errori che possono capitare sul nostro PC di Ubuntu, anche se si tratta di una versione stabile già rilasciata ufficialmente, noi con un'operazione molto semplice possiamo riattivare questo meccanismo che ci permette appunto di segnalare agli sviluppatori di Ubuntu gli eventuali errori appunto che ci capitano. Quindi segnalare in modo automatico, quindi in modo, come dire, confortevole qualora dovesse apparire una finestra di errore con un paio di clic e quindi senza fare operazioni particolari da terminale o chissà che, semplicemente seguendo un piccolo wizard, un piccolo assistente di apertura errori. Ecco, come fare dunque? Spiegato qual è il motivo per cui in un rilascio ufficiale di Ubuntu non succede questo, possiamo fare in modo che succeda. Il primo passo è, come dico qui, assicurarsi che il demone, ovvero diciamo per chi è abituato a sistema operativo Windows, si parla di servizio, diciamo che più o meno un demone è paragonabile a un servizio, quindi quei programmi di sistema operativo che sono sempre attivi dietro le quinte. Ecco, giusto per dare una spiegazione semplice, ecco che il demone di Apport, che ecco, Apport è quella parte di software in un sistema operativo Ubuntu che si occupa di raccogliere le informazioni dell'errore che è appena capitato e che permette appunto di segnalare questo errore con delle informazioni tecniche che servono agli sviluppatori per identificare qual è il motivo dell'errore, dove è successo l'errore e quindi dove poter intervenire. Ecco, quindi si chiama Apport. Questo programma, chiamiamolo così, Apport, deve avere il suo demone, ovvero il suo servizio sempre attivo nel sistema in modo che possa intercettare gli errori. Non fosse attivo, ovviamente non, il sistema non si accorgerebbe dell'errore. E questo demone in realtà dovrebbe già essere attivo perché a partire da Ubuntu 12.04, quindi dalla versione precedente a lungo termine di supporto,
Questo demone è attivato per difetto, quindi su tutti i sistemi Ubuntu dovrebbe già essere attivato. Comunque una verifica male non fa. E come facciamo a verificare se questo demone o servizio è attivo? Andiamo ad aprire questo file. Sotto la cartella etc default, il file apport, dentro questo file deve esserci una riga con scritto enabled uguale a 1, ovvero abilitato uguale a 1. 1 che vuol dire, diciamo, vero, ecco. Fosse enabled uguale a 0 vuol dire spento e quello non va bene. Quindi noi dobbiamo trovarci la riga con scritto enabled uguale a 1. Verifichiamo sul mio PC com'è la situazione, quindi andiamo a prendere questo file. Allora, cartella etc default, vedete qua. Ed ecco il file apport, quindi apriamo questo file in anteprima e vediamo che in effetti c'è una riga con scritto enabled uguale a 1. Quindi sul mio sistema il demone o servizio di apport, ovvero di raccolta informazioni degli errori, è attivo, quindi sono a posto. Se anche voi siete in questa situazione, siete a posto e dovreste, ripeto, comunque già essere a posto. Questa è una verifica, diciamo, quasi superflua, ecco, però appunto vi ho mostrato anche come farla. Poi, quando capita un errore sul vostro sistema, dove vengono archiviate le informazioni d'errore che poi vengono mandate agli sviluppatori di Ubuntu? Vengono archiviate in un'apposita cartella qua, sotto var crash, è un nome non a caso, quindi in inglese crash, dove problema, successo, un inghippo. E ecco qua la cartella var crash dove sono raccolti appunto le informazioni tecniche dell'errore. Quindi in questo momento sul mio sistema sono rimasti un paio di errori segnalati. Francamente non so da quanto tempo, anche perché poi ogni tanto questa cartella può anche essere ripulita o da utilità di pulizia del sistema o forse dal sistema stesso, non so se invecchiano troppo, vengono ripuliti, questo non ve lo so dire. Comunque ne trovo ancora due in questo momento e vedete che sono dei file che si chiamano punto crash. Ecco, questi file sono quelli che appunto vengono poi inviati al sistema di segnalazione degli errori per gli sviluppatori. Questo sistema è la piattaforma di collaborazione fra sviluppatori che si chiama Launchpad, eccola qua. Launchpad che io ho già presentato in un mio video precedente. Quindi se andate a spulciare il mio canale e cercate questo titolo, cosa è Launchpad? Tra parentesi, tema suggerito, ecco, se fermate questo video che state guardando in questo momento, fate una pausa di questo e andate a vedervi questo video, capirete che cos'è Launchpad, che è un sito web di collaborativo necessario come piattaforma di lavoro per gli sviluppatori, non necessariamente solo di Ubuntu, possono essere anche ospitati progetti che non hanno a che fare direttamente con Canonical, quindi Launchpad è proprio una piattaforma aperta, gratuita, che permette di collaborare. Comunque andate a vedervi questo video per ogni dettaglio su Launchpad. E qui una nota importante: se volete sfruttare questo sistema di segnalazione automatica degli errori, dovete anche avere un account su Launchpad. Quindi dovete aprire un account, dovete iscrivervi a questa piattaforma per potervi partecipare. Come ho detto è gratuito, quindi non c'è nessun problema. Come vi siete iscritti, che so, a Gmail, vi potete iscrivere a Launchpad. Una volta che avete il vostro account, appunto, il cerchio si chiude e dal vostro PC, se succede qualcosa di anomalo sul vostro PC con Ubuntu installato, potete sfruttare questo sistema di segnalazione degli errori automatico. Come facciamo però ad attivarlo appunto? Perché lo scopo di questo video è proprio questo, sapere, mostrarvi come si fa ad attivare questo automatismo che nei rilasci ufficiali è stato disattivato da Canonical per difetto. Ecco, si deve entrare in un file, questo qua, crashdb.conf, che si trova in questa cartella, etc apport, e modificare
proprio un dettaglio di questo file in modo che si attivi, riattivi questo sistema. Quindi il modo più spiccio per entrare in questo file che lo vedete qui, posso anche aprirlo, però essendo in una cartella di sistema non abbiamo i diritti di scrittura con la nostra user. Questo dovreste ormai averlo acquisito anche se, non anche se, cioè seguendo qualche altro video sul mio canale avrete sicuramente imparato la differenza fra i file che si trovano nella vostra home e quindi sono di vostra proprietà della vostra user, potete farci ciò che volete, con i file al di fuori della vostra home, ovvero nelle cartelle di sistema. Ecco, questi file sono di proprietà dell'utente amministratore che si chiama root e solo quell'utente può modificare, cancellare, eccetera, eccetera, i file. Noi possiamo eventualmente, se ci è concesso, visualizzarli come in questo caso, ma non possiamo modificarli. Ecco, questo file dunque è il nostro obiettivo, dobbiamo modificare questo file. Come facciamo? Il modo che trovo più spiccio è aprire un terminale e usare l'editor da terminale nano, molto comodo, che avrete già visto anche questo in altri miei video che lo sfrutto. E quindi entriamo anteponendo al comando nano per richiamare l'editor il comando sudo, cioè super user, quindi amministratore esegui qualcosa. Ecco, quindi noi entriamo in modalità amministratore in questo file in modo da poterlo modificare. Quindi replico qui il comando che vediamo qui sulla mia scaletta, quindi sudo, quindi apriamo, avviamo nano in modalità amministratore. Andiamo nella nostra cartella apport e diciamo che il file da aprire è questo qua. Facciamo enter, ci chiede la password, come sempre spero di non sbagliarla. Voilà, eccoci qua. Quindi siamo entrati in questo file. E cosa bisogna fare? L'unica cosa da fare è veramente semplicissimo, vedete, anche se vedete tante scritte tecniche strane, però basta andare a cercare questa riga che contiene le parole problem types, bug, package. Quindi andiamo con il cursore, con le freccette della tastiera, andiamo in giù finché troviamo quella riga. Ecco qua, vedete problem types, eccolo qua. Bug package ed è proprio quella che ho riportato qua. Ecco questa riga che se voi seguite questo video e fate queste operazioni la troverete senza questo simbolo. Quello che dobbiamo fare è metterci davanti appunto questo simbolo del cancelletto o dash come dicono in inglese, insomma, questo qua, il simbolino diesis qua, ecco il cancelletto. Ce lo mettiamo davanti e salviamo il nostro file, quindi CTRL O, vedete qua in basso la scorciatoia per salvare con l'editor nano è CTRL O, salva, fate CTRL O, lui vi dice devo salvare, nome del file cui salvare, ok, è quello lì, fate Enter e avete salvato il vostro file. Per uscire, CTRL X, vedete qua, esci, CTRL X, quindi fate la scorciatoia, CTRL X e uscite dall'editor. Avete fatto la vostra modifica. Tutto qui. In pratica, per attivare la segnalazione automatica di errori, dobbiamo solo fare questo. A questo punto è già attiva sul vostro sistema. D'ora in avanti, come dico qua, quando un programma va in errore, si attiva l'opzione di inoltrare la segnalazione a canonica. Il sistema aprirà automaticamente una pagina nel browser con tutte le informazioni necessarie agli sviluppatori. A noi spetta solo il compito di descrivere poi in inglese, ormai la lingua ufficiale, questo più volte l'ho già ripetuto, ma la lingua franca in rete e anche in questi ambiti di sistemi operativi, sistemi informatici, la lingua franca è sempre l'inglese. Quindi non so se avete dimestichezza, non avrete sicuramente problemi a descrivere cosa è successo durante la segnalazione dell'errore, insomma, o prima della segnalazione dell'errore, che operazione avete fatto in modo da scatenare questo errore, così gli sviluppatori sono indirizzati a capire come mai e come riprodurre questo problema, come mai è successo e come riprodurlo. Ecco, non è che la segnalazione di errore prima di questa modifica non appaia. Se
È successo già anche a voi di avere dei problemi con un qualche programma o di sistema e che vi è uscito la segnalazione di errore, questa in realtà funziona. Quello che non funziona senza questa modifica è il passo successivo, ovvero l'apertura automatica della segnalazione d'errore in rete su Launchpad, quindi sulla piattaforma collaborativa degli sviluppatori. Ecco, ma la segnalazione di errore sicuramente, se ve ne è capitato uno, vi siete già accorti che esce. E vi mostro anche un esempio, quindi ne approfitto di uno di questi crash che sono già successi e vi mostro cosa succede. Basta fare doppio clic e simulo l'errore che appena, come fosse appena avvenuto. Quindi faccio doppio clic su uno di questi file. Ecco qua, questa è la finestra di Ubuntu che ha riscontrato un errore. Questa, se vi è già successa, la riconoscete. Ecco. E riconoscete così anche la nuova icona, questo splash, questo come fosse una goccia che si è schiantata a terra, questo splash che vuol dire ho avviato la procedura di segnalazione errore. Ecco. Per difetto vedete che è già attiva anche l'opzione inviare una segnalazione per aiutare a risolvere il problema. Potete premere il pulsante mostra dettagli e vi mostrerà tutti i dettagli tecnici che verranno inviati in rete sul web, sulla piattaforma Launchpad, e che sono queste le segnalazioni appunto che servono agli sviluppatori per orientarsi a capire il problema, oltre alla vostra spiegazione che dovete dare. Lasciamo stare ignorare futuri problemi di questo tipo, vero che se un problema è molto frequente, succede spesso, continua a uscire questa finestra, potete anche attivare questa opzione per dire se capita ancora non segnalarmelo più che lo so che c'è questo problema. Non è praticamente mai il caso, almeno io ultimamente nelle ultime versioni di Ubuntu non mi sono mai imbattuto in situazioni di questo tipo con errori che continuano a uscire a ripetizione, quindi non è mai il caso, diciamo, di spegnere, scusate, di accendere questa opzione per non mostrarli, perché vabbè, se capita e avete già segnalato lo stesso errore, basta che spegnete anche questa opzione, fate continua e finisce qui la procedura di segnalazione errore. Vedete, avete inibito l'opzione di mandare la segnalazione e si è spento tutto e finita lì. Se invece non lo fate, ricominciamo. Ecco qua, è successo un errore, inviare una segnalazione. Ecco, se non avessimo fatto la nostra modifica al nostro sistema, anche se questa opzione è attiva, se fate continua, non succede nulla. Viceversa, se avete fatto la modifica che vi ho indicato io, succede qualcosa. Cosa succede? Possiamo anche andare avanti ancora un passo. Facciamo continua, voglio segnalare questo errore. Ecco qua, si apre questa finestra che raccoglie le informazioni dell'errore. Vi avvisa che può anche richiedere alcuni minuti a dipendenza dell'ampiezza delle informazioni di errore. Poi ecco qua che nel browser si apre una pagina automatica su Launchpad. Vedete, io sono iscritto e sono già loggato, ovvero sono già ho già l'accesso eseguito in questa piattaforma di segnalazione di errori. Vedete, qui poi intanto che i file con le informazioni di errore vengono caricati in rete, esce questa finestra che ogni 10 secondi si aggiorna da sola finché tutto non è pronto per segnalare l'errore. Quindi aspettiamo, qui è proprio in diretta, come vi succederebbe se lo faceste anche voi. Ecco qua, qui vi dice che delle informazioni ulteriori per analizzare il problema saranno aggiunte al report di errore. Qui vi propone già un titolo per l'errore che probabilmente a noi dice poco, ma agli sviluppatori dice molto. Vedete, è un titolo piuttosto criptico, tecnico per noi. Possiamo anche lasciarlo così. Facciamo Next. Qui l'ultimo passo prima di proprio creare il vostro bug, ovvero prima di mostrarvi la pagina che vi permetterà di sottomettere realmente il vostro bug report, ovvero il vostro rapporto d'errore, vi presenta un elenco quando esiste di errori che sembrano simili a seconda del titolo. Vi dice: guarda che magari questo errore è già stato segnalato ed è inutile
continuare a aprire dei rapporti di errore che sono dei duplicati, creano lavoro per nulla. E quindi verificate se eventualmente gli errori già segnalati sono proprio come il vostro. E qui vedete che in questo caso è praticamente la stessa cosa. Il titolo qua è lo stesso titolo che ha messo per me, per il mio rapporto di errore. Quindi in questo caso io dovrei rinunciare ad aprire un ulteriore errore per la medesima cosa perché esiste già, è già stata segnalata. Se non è così, posso insistere e dire no, no, devo proprio aprire un nuovo bug report. Quindi faccio questo e mi si apre la seconda parte della pagina dove io posso, anzi, devo descrivere l'errore. Cosa è successo? Cosa ho fatto per far apparire questo errore in inglese, ripeto, e eventualmente qui in basso posso aggiungere degli attachment, ovvero degli allegati, degli screenshot o altri file e documenti che possono aiutare gli sviluppatori a capire cosa è successo, a visualizzare cosa è successo. Qui basta fare scegli file, potete scegliere i vostri file da allegare. Ecco, questo è l'ultimo passo prima di aprire effettivamente il bug report. Io non lo faccio, quindi per sottometterlo definitivamente dovreste schiacciare questo pulsante Submit Bug Report. Io non lo faccio ovviamente perché prima di tutto questo bug report è una cosa già nota, quindi aprirei un doppione per nulla. E poi perché c'è poco da spiegare, basta schiacciare questo pulsante e fa tutto il sistema. Si aprirà una pagina di conferma che il bug report, quindi il rapporto d'errore, è stato segnalato, è stato archiviato sulla piattaforma Launchpad ed è finita lì. Quindi io abbandono qui la pagina. Era giusto per mostrarvi proprio concretamente cosa succede quando è attivato il sistema di segnalazione automatica degli errori. Quindi il cerchio si chiude sulla piattaforma Launchpad. Ecco, qualora qualcosa comunque non dovesse funzionare come avete visto adesso, ovvero io ho forzato adesso la simulazione di un errore per mostrarvi concretamente com'è, per diciamo così, per didattica di questo video. In realtà non è che dovete andare in questa cartella var crash a fare doppio clic sul file, in realtà l'errore capita. Punto. Questo file viene creato quando è capitato l'errore. E quella finestra di segnalazione errore vi appare spontaneamente e voi basta che facciate quei pochi clic che avete visto, ma voi non la vedete neanche questa cartella, non vi dovete nemmeno preoccupare che dietro le quinte c'è questa cartella che archivia i dettagli dell'errore, perché tutto va da interfaccia grafica. Ciò nonostante, poniamo il caso per un qualsiasi motivo non funzioni l'automatismo che vi ho appena mostrato, è sempre possibile recuperare la segnalazione d'errore in due modi, se vogliamo. Uno, andare effettivamente in questa cartella, come ho fatto adesso, e fare doppio clic sul file che riguarda l'errore che è appena successo, come ho appena fatto un attimo fa. Due, l'altra opzione è usare il comando Ubuntu bug da terminale. Qui ho messo solo un esempio con un nome qualsiasi di un crash che non è neanche quello presente qui nella cartella, ma l'esempio era solo per mostrarvi il comando da usare. Quindi se fate, impostate, digitate Ubuntu o Ubuntu bug come comando e poi dovete naturalmente indicare dalla cartella var crash qual è il file di crash, ovvero quello con la raccolta delle informazioni volete inviare. Quindi noi usiamo il medesimo che era poi questo, quindi etc, no, scusate, var crash, e poi gli diciamo, vediamo un po' questo nome qui, usrlib, vediamo un po' se ce la faccio. Usrlib sono nomi anche un po' complicati, eh? x86, ecco qua, vedete questo Unity Lens Music Demon 1000, eccolo qua, punto crash,
crash è quello che ho appena usato prima con il doppio clic, quindi se faccio enter dovrebbe partire praticamente la stessa procedura. Vediamo un po' se è vero. Ecco, vedete qua, è equivalente o entrare in var crash e far doppio clic sul file punto crash, perché ce ne possono essere altri di file, vedete, punto upload, voi dovete scegliere il punto crash, o da terminale fate Ubuntu bug con quel file preciso per inviarlo, e qui riparte la stessa cosa. Adesso io non lo faccio ripartire, quindi inibisco l'opzione, faccio continua, così si spegne. Tra l'altro, giusto per chiudere il cerchio, già che sono su questo punto, Ubuntu bug serve anche per aprire una segnalazione d'errore, come dire, su un programma da zero, e non necessariamente partendo da un crash effettivo. Ma voi, per un qualsiasi motivo volete segnalare un'anomalia, come dire, anche funzionale, non necessariamente di un programma che proprio salta e si spegne con un errore, ma magari dite: ecco, qui non è come mi aspetto che funzioni un programma, potete segnalare da zero una segnalazione di anomalia grazie a questo comando da terminale. Quindi vi spiego cosa intendo, se non sono stato chiaro. Fate Ubuntu bug, per esempio, che ne so, la calcolatrice, non fa i calcoli giusti. Ecco, sto dicendo una stupidata, però voilà. Io voglio segnalare un'anomalia funzionale sulla calcolatrice di GNOME, che è la calcolatrice che avete a disposizione per difetto sul vostro sistema operativo Ubuntu. Si chiama GNOME perché appunto fa parte del progetto GNOME, la calcolatrice si chiama GNOME Calculator. Quindi voi date il comando per segnalare un bug, un problema, e spazio il nome del programma, quindi in questo caso la calcolatrice può essere qualsiasi programma, Chromium, se il browser, quello che volete, e fate enter. A questo punto parte la stessa procedura, ma non si basa su un file di crash, quindi di errore effettivo avvenuto, ma raccoglie semplicemente le informazioni del vostro sistema, ovvero quale sistema operativo, quale versione state usando, quale architettura state usando. Vedete? Ecco qua i dettagli, bug, la versione di apport, ovvero del programma che sta segnalando l'errore, l'architettura del vostro sistema operativo 64 bit, il desktop che è Unity, eccetera, eccetera, e poi i dettagli sulla versione del sistema operativo che state usando, il dettaglio, vediamo un po', della calcolatrice, qual è il. Come si dice, la versione del pacchetto che contiene la calcolatrice, eccetera, 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 quale kernel viene usato, e tutto quanto può servire uno sviluppatore per orientarsi a risolvere il vostro problema o darvi delle indicazioni su come fare per risolverlo voi stessi il problema. A questo punto basta schiacciare invia, che non farò adesso, e riparte, la procedura che avete visto prima per aprire una segnalazione di bug. Vedete qua sempre la solita iconcina splash azzurro. Su Launchpad potete segnalare un problema con la calcolatrice, per esempio. Ok, faccio annulla, così si chiude di nuovo la procedura, si interrompe, eccetera. Quindi questa è una caratteristica che in sé è un po' a lato dello scopo di questo video, però già che sono proprio su questo punto del comando Ubuntu bug, volevo segnalarvi che non è dedicato esclusivamente a rilanciare un rapporto di errore, una raccolta di informazioni di errore punto crash effettivo, ma potete anche di vostra iniziativa aprire una segnalazione di errore su un programma specifico con questo comando. Ecco, una nota importante, siamo quasi alla fine. È che quando il bug report è stato creato, quello che io non ho fatto, quindi io ho evitato proprio l'ultimo passo di creare effettivamente il bug report, però qualora voi andaste avanti fino in fondo, arrivate appunto alla vostra pagina con il vostro bug creato. Ed è possibile, non sempre, ma è possibile che il vostro bug sia in uno stato privato. Cosa vuol dire lo stato privato? Vi mostro un esempio di un bug che avevo aperto un po' di tempo fa.
E lo si nota, se è stato privato non c'è dubbio perché c'è questo banner superiore che vi dice l'informazione su questa pagina è privata. Vedete qua? Qua in cima. E in più, qui verso destra, sul primo paragrafino, qui vi dice che questo report, quindi questa segnalazione di errore, ops, contiene informazioni private. Ecco, concretamente vuol dire privato, vuol dire che non è pubblico. Sembra ovvio, ma su una piattaforma web è importante. Importante perché privato vuol dire che solo alcuni collaboratori impiegati di Canonical specifici selezionati che lavorano sulla piattaforma Launchpad sono autorizzati a vedere il vostro bug report, ovvero questo rapporto di errore numero 131 49 25. Se lo cercate voi in questo momento, se entrate in Launchpad o cercate su Google questo bug report, non lo trovate, o se lo trovate fate clic, vi trovate l'accesso rifiutato a questa pagina, quindi non vedete questi dettagli che vi sto mostrando io perché sono il proprietario del bug, l'ho aperto io, lo posso vedere ovviamente. Ecco, comunque il bug in stato privato vuol dire che oltre a me lo possono vedere solo alcuni collaboratori selezionati. Questo succede perché è possibile che nei diversi file allegati, questi allegati automaticamente dalla procedura di segnalazione errore, possono esserci delle informazioni considerate prudenzialmente personali. Per esempio, il sito che si stava visitando quando è capitato l'errore, o la sigla della mia user, o dei nomi di file miei che sono presenti sul mio PC, eccetera. Quindi, per proteggere il più possibile la nostra privacy, il sistema qui di segnalazione errore Launchpad agisce, come dire, in modo prudente, ovvero preferisce impostare un bug come privato preventivamente piuttosto che metterlo come pubblico e poi, come dire, pentirsi dopo. Ecco, quindi a volte, ma non sempre, perché c'è dietro un'analisi tecnica degli allegati, se non c'è niente di particolare in questi allegati, il bug è aperto in formato pubblico immediatamente. Qualora non fosse così, viene messo in stato privato. Questi collaboratori verificano gli allegati e se si rendono conto che effettivamente informazioni del tipo che ho detto un attimo fa sono presenti negli allegati, lo lasciano come privato. A questo punto noi abbiamo comunque, noi, in questo caso io, che sono il proprietario del bug report, posso comunque scegliere se renderlo pubblico, ma a questo punto è una scelta mia e non del sistema o dei collaboratori che stanno dietro questo sistema. Quindi io posso comunque renderlo pubblico questo bug. Basta che schiaccio questo pulsante che è una specie di matitina per la modifica. Schiaccio questo pulsante e vedete che a vari livelli, da privato che è il più restrittivo, posso liberare delle informazioni fino a farlo diventare pubblico. Potrei direttamente cliccare su pubblico, a questo punto il bug è visibile a chiunque sul web. Questa è una scelta mia, però in questo caso, ecco, è stato deciso anche da questi collaboratori di mantenere lo stato privato di questo bug. Questo non vuol dire che non lo veda nessuno, ma questi collaboratori di sicuro lo vedono e poi eventualmente viene segnalato a chi di dovere questo bug report a secondo dell'ambito dell'errore di dove si trova. Questo era importante da segnalare, nota importante proprio perché riguarda la nostra privacy. Quindi noi ben volentieri vogliamo contribuire a migliorare il nostro sistema operativo, il nostro Ubuntu, però sappiamo anche che le nostre informazioni non sono mandate in rete allo sbaraglio, ma c'è un prefiltro che preserva le nostre informazioni qualora fosse necessario. Voilà. Per finire, è abbastanza ovvio, ma lo dico comunque, se avete provato questa procedura, ma non vi interessa mantenerla attiva perché, che ne so, perché siete preoccupati, che ne so, delle vostre informazioni, che è privato, non privato, ma chissà, o se comunque non siete interessati a contribuire segnalando gli errori, o non vi capitano mai errori, quindi non vedete la necessità di attivare
questo giro di segnalazione errori, potete comunque sempre tornare indietro, ovviamente, e in quel file che abbiamo aperto durante lo scorrere di questo video, proprio in questo file che abbiamo modificato non molto tempo fa, basta che torniate sulla riga che abbiamo modificato, ritogliete questo cancelletto e il sistema torna ad essere inattivo, quindi non verranno mandate automaticamente le segnalazioni su Launchpad. Ecco, con questo ho concluso. Sempre nella speranza di essere stato utile o di avervi comunque spiegato qualcosa che magari non vi era chiaro o vi era sfuggito finora o, no, o perché no, per pura curiosità e conoscenza, con questo appunto ho concluso questo video. Vi saluto e vi attendo alla prossima occasione. Ciao ciao!